Ciao, siamo qui con Mattak oggi che sta per lanciare il suo nuovo album Over e l'abbiamo incontrato per sapere un po' del suo percorso e quali sorprese ci aspettano. Ciao Mattak. Ciao. Allora, ascolta, raccontaci un po' il tuo percorso tra il primo e il secondo album. Diciamo che tra il primo e il secondo ho fatto un click io come persona e appunto anche musicale, mi sono un po' evoluto. Diciamo che in questo disco qua mi racconto molto di più e invece l'ultimo disco che ho fatto, Riproduzione Vietata, mi racconto ma in modo un po' vago, non preciso, che per me equivale un po' a fare il vago, appunto, non raccontarsi veramente, no? I brani sono diversi un po' l'uno dall'altro e la mia domanda è se ti sei ispirato anche alle diverse esperienze che hai avuto con tanti artisti in questi anni. Quando faccio un disco ho bisogno di esprimere diversi lati miei, sia musicali che di mood, e mi piace proprio spaziare dal rap old school a cose un po' più recenti, un po' più fresche. Devo esprimere un po' tutto. I dischi che sono un po' tutti uguali mi annoiano un po', e quindi io per primo ho bisogno di esprimermi tanto. Quello che mi ha ispirato è più quello che ho ascoltato in questi anni, più che le collaborazioni in realtà, perché le collaborazioni sono sempre state un po' tutte vicino a quello che faccio io. Invece soprattutto l'anno scorso ho cominciato ad ascoltare molto rap jazz, mellow rap che viene dall'America, molto tranquillo, molto alla Mac Miller. E era una cosa che avevo un po' abbandonato, stavo seguendo più cose un po' più nuove, diciamo, e adesso sta un po' tornando questa ondata un po' più chill, lo-fi, diciamo, e devo dire che questo mi ha influenzato tanto. Più o meno metà disco è un po' mellow, un po' e molto intimo, molto soft. L'altra metà no, totalmente no, però avevo bisogno anche di questa parte qui. E come hai scelto le collab per questo disco? In questo disco, visto che è stato fatto con l'intento di essere molto più intimo, ho deciso di fare molte più tracce da solo. Però sono anche fan delle collaborazioni, ovviamente, e in tutti questi anni ho avuto modo di confrontarmi e conoscere artisti molto forti, anche affermati, e mi sono detto che avrei voluto fare un salto di qualità anche a livello di immagine mio, e quindi ho scelto tutti i featuring con rapper affermati, conosciuti, anche miei amici. Cioè non mi piace fare collaborazioni giusto per fare la canzone con Tizio, ma mi piace proprio cioè fare la musica dove tutte e due ci si trovano, quindi ho scelto tre artisti che io stimo e che so che loro mi stimano, per fare qualcosa di azzeccato per loro. Infatti di tutti e tre i featuring, secondo me, io ho fatto delle collaborazioni abbastanza azzeccate, abbastanza, ecco, non a caso. E con Night ho già collaborato nel suo disco, nel suo ultimo disco, e poi sono stato al suo tour. E questa cosa mi ha ispirato tanto, perché ho visto il modo in cui lui parla al suo pubblico, ho seguito proprio il live per intero, ho sentito le parole, tutto quello che dice nelle canzoni e non proprio anche negli spazi tra una canzone e l'altra al suo pubblico, e questa cosa qua mi è piaciuta un sacco, anche perché secondo me è molto simile al rapporto che ho io col mio pubblico. E ho scelto di fare una traccia che parla del bene verso se stessi, che è quella chiave per stare bene, no? Silent Bob invece lo conosco da anni, perché abbiamo fatto anche diverse date, diversi concerti insieme, perché eravamo nella stessa etichetta. Io sono stato in Bulls, la sua etichetta, per un paio d'anni, e c'è stima reciproca, e è da tanto che pensavo di fare un pezzo con lui, e è un pezzo molto arrabbiato e lui è molto arrabbiato, lo ero anch'io in quel momento, e l'ho trovato perfetto per questa collabo. Il featuring con Guè, quando è uscito Riproduzione Vietata, lui mi aveva fatto capire che aveva apprezzato, mi aveva fatto i complimenti e niente. Ho colto la palla al balzo, io ovviamente lo stimo un botto, e quando ho dimostrato che anche lui mi stima, abbiamo deciso insieme, tra l'altro, di fare un pezzo insieme. Sono super felice. E perché Overt? Allora, Overt vuol dire
palese, che non ha bisogno di spiegazioni, che è trasparente, è ovvio. E questo titolo l'ho scelto perché nel disco affronto un viaggio molto introspettivo basato sull'onestà verso me stessi e verso gli altri, e quindi senza filtri. E quindi ho scelto questo titolo per questa cosa qua, e l'ho scelto anche perché Overt è uno dei due narcisismi patologici in psicologia, e diciamo che l'anno scorso mi è capitato di conoscere una persona che è affetta da questa psicopatologia, e diciamo che non è stato semplice. E diciamo che il disco è nato da uno shock emotivo, e quindi ho chiamato il disco come la psicopatologia più brutta che io abbia mai incontrato, perché il disco è nato un po' da quello, no? E quindi ecco, per quello. È un album che dice tanto di te. Sì, è un album che dice tanto di me, dice quasi troppo. Infatti sono bello teso, diciamo che all'uscita di Riproduzione Vietata 2 anni fa ero molto meno teso, ero molto più sicuro di me, anche perché appunto non mi racconto tanto e era un po' la mia zona di comfort. Invece qua ho provato a fare più cose, sono uscito un po' sia musicalmente sia proprio in quello che scrivo, e sì, mi racconto un sacco, dico tanto di me, tante cose intime. In un brano parli tanto di social media e anche un po' di dipendenza dai social media. Ok, sì. Tu hai mai avuto problemi con i social? Allora sì, purtroppo anch'io faccio scrolling da ameba, cioè, perdo delle ore, infatti non ci sta, ogni tanto mi devo tipo raddrizzare e dirmi no, stai perdendo troppo tempo, non ci sta. Però è un problema super attuale, la dipendenza dai social network, dal telefono in generale. Mi fa un po' paura, ti dico la verità, cioè, no, nella canzone io tratto in generale la tecnologia, è un po' come se fosse tipo una puntata di Black Mirror in mezzo al disco, no? Vedo un po', cioè tratto un po' gli scenari che si stanno creando, su cui non sono d'accordo, però appunto mi ci ritrovo anch'io, ho dovuto fare un viaggio anche proprio introspettivo e capire... cioè ci sono anch'io dentro questa cosa qua, ci siamo dentro tutti, no? Chi più chi meno, però dipendenza da social non è una cosa da sottovalutare secondo me, cioè ci sta rendendo secondo me un pochino apatici e molto più disattenti di prima, e ci sto facendo attenzione, cerco di farci attenzione quando ci passa troppo tempo. Nel linguaggio del rap proprio in generale si tende spesso a utilizzare degli aggettivi molto coloriti per descrivere le donne. Quindi quello che voglio chiederti è se secondo te il fatto di utilizzare questi aggettivi, queste descrizioni, non vada a normalizzare un certo tipo di comportamento nei confronti delle donne. Non è per giustificare, però tipo tanti trapper o rapper che usano la parola, che ne so, una parola per descrivere le donne, girano in ambienti dove tutti un po' ci sguazzano in questa cosa, sia le donne che gli uomini. Parlo tipo delle discoteche, dove è tutto molto superficiale e da parte di entrambi i sessi, secondo me, e quindi c'è un po' questa cosa qua, questo linguaggio, diciamo, cosa che non c'è nel vissuto normale. Cioè queste cose qua succedono tipo in discoteca, tra alcol e cose, ma la trap è un genere da discoteca, e quindi i trapper tendenzialmente parlano così. A me non piace, però lo fanno. Io non lo farò mai con quell'intento di parlare delle donne in quel modo. Io, se ho usato dei termini nel mio disco, è perché erano per una persona precisa, e non ho avuto anche un po' paura di usarli, però in realtà sono convinto che quello che ho scritto sul momento andava scritto così e basta. Però ecco, spero di non fuorviare e di essere capito, perché non descrivo le donne in generale, anzi io nel disco poi riprendo altre cose e spiego che in realtà le donne vanno rispettate. Allora, inizio l'estate con Apertura per Madame, l'album e anche un concerto alla Rotonda della Mobiliare. Hai anche altre sorprese per quest'estate? Dove ti troveremo?
Sì, è un tour. Parte oggi. E andrò un po' in giro per l'Italia. Andrò a Bologna, Rimini, Cosenza, Novara, Reggio Emilia, un po' di posti. Sono carico, ci sta. Sono anche un po' teso perché ovviamente, come lo ero per il primo disco, i primi concerti, che mi devo studiare un po' le robe, però sono gasato anche di... cioè sono curioso di sapere come reagirà il pubblico.